Grazie. Allora, oggi è venerdì, penso, io stavo cadendo in diretta, molto bene. Mi vedete con la mia solita gonnellina di H&M, vi giuro è stato un acquisto favoloso sta gonna, se la trovate prendetela, poi io in Spagna l'ho pagata davvero una cavolata, anche se penso che costi davvero poco anche qui. Ho questa gonnellina, sì, questa gonnellina, questa collanina, presa da Jennifer. E non lo so, secondo me ci stava bene. E niente, comunque, questo sarà un vlog, come probabilmente avrete immaginato. E oggi sto andando al lavoro, tra virgolette, perché vado a truccare una mia amica e la sua sorella acquisita per un matrimonio. Io intanto vi faccio le passeggiate, così voi vedete il mio bel salone disordinato. E niente, perciò le vado a truccare, non è proprio un lavoro perché ovviamente non le faccio pagare. Poi questa mia amica, penso di avervela già accennata in un video perché mi ha regalato una cover per l'iPhone e è stato un anno all'estero, perciò io non la vedo da quasi più di un anno e sono tanto felice. Mi accompagnerà anche il mio ragazzo perché adesso vi faccio vedere le robe che devo portare. Ecco qua, allora mi porto appresso vari trucchi che stanno qui in questo a fare, se riesco ad aprirvelo. Ci sono varie cose che potrebbero servire. I pennelli che sono tutti qui dentro. Ho portato alcuni pennelli, lo struccante, vabbè, delle salviettine che possono sempre servire. E come palettes ho portato queste due della Urban Decay che hanno questi colori qui, in caso mi servissero. Questa mia palettina qua che adoro, non so se ve l'ho già fatto vedere in un video. Sì, ve l'ho fatto vedere nel video dei preferiti, perciò non ve la faccio rivedere. Questa di Make Up Revolution, sì, mi sto portando dietro mezza casa. Questa qui sempre che vi ho fatto vedere è stupenda. La Naked 3 e la Elegantissimi. E perciò adesso devo imbustare tutto quanto nella speranza che non mi si rompa niente. E qui vabbè, ci sono Cosmopolitan e Elle che mi sono arrivati ieri, li devo ancora leggere. Sto per uscire, però ho deciso di mettermi lo smalto, di cambiare lo smalto. E mi sono messa questo qui della Kiko che ho comprato nuovo, stava ad 1 euro. Ed è il numero 337, è un sacco bello, in videocamera è un po' sfalsato, però è davvero molto carino come colore. Da bravi maialetti, ecco la nostra colazione. Cookies, patatine al bacon e c'abbiamo pure i muffin. Lui mangia. Ciao ragazzi, abbiamo appena finito di truccare la Stavo mia amica chiamando il e la filmato. sua amica, sì, infatti. E sono felicissima, poi mi hanno fatto un regalo bellissimo, ve lo faccio vedere stasera meglio. Aia, E me cos'è l'hanno grande regalato una. o no? No, non la voglio, la faccio vedere stasera. E una palette di Sephora bellissima, grazie ancora. E erano troppo belle, troppo troppo belle. Ciao ragazzi, sono appena ritornata a casa, sono passata appoggiare i trucchi che ho utilizzato. Scusate che mi posiziono sul letto mentre qui si fa gli affari suoi. E questa è la palette bellissima che mi hanno regalato, che vi dicevo prima. Adesso cerco di aprirla per farvela vedere. Guardate che bella, mi sono innamorata di questi due colori. Infatti non vedo l'ora di utilizzarla domani. Vedo che questa sono io. Vedo che dalla videocamera ovviamente i colori sono un po' sfalsati, ma questi due sono meravigliosi. Poi ci stanno anche un pennello e una matita di Sephora, che il pennello sembra validissimo e la matita è anche molto scrivente, l'avevo swatchata prima. E poi mi sono arrivate anche delle fotografie che avevo fatto stampare. E guardate quanto, perché voglio fare un album con tutte le fotografie così e un po' di foto. E adesso noi aspettiamo che ritorni mia mamma. E che facciamo? Andiamo? Adesso siamo sull'autobus. Lui sta cercando di fare il passaggio del numero dalla 3, dalla T alla 3. È pazzo perché io odio la 3, senza offesa. Però mi ci sono trovata malissimo, anche mia mamma si sta trovando malissimo, infatti sta per passare a Tim. E a lui non fanno, tipo, quanto tempo è che hai fatto la richiesta? Lunedì. Lunedì ha fatto la richiesta, oggi è venerdì, e continuano a rimandargliela.
e già si trova male, però lui dirà che si trova bene perché non vuole perdere. Guardate la sua faccetta. E noi adesso andiamo a mangiare. E oh, mi ha mosso, l'avete visto? E niente, siamo un po' stanchi e accaldati perché oggi c'è un sole divino, come potete vedere. Che fai? È arrabbiato con la 3. Chi aveva ragione? Mio. Come? Mai. Adesso stiamo. Eh sì, lui doveva prenotare la partita di calcetto. Ora chiuso, perciò adesso andiamo a UE. Oh, chiamate stasera, no? Niente. Questo è il campetto dove giocano sia mio papà che Pete. Sta? Oh, l'ero perso. Ah, oh, io sono distrutta. E adesso andremo verso casa, poi andremo a cercare Grazia perché con Grazia ci sta uno smalto della pupa di 1 euro. Solo che in tutte le edicole in cui siamo andate erano finiti, perciò non ho grandi speranze di trovarli. Penso si veda dalla mia faccia, ho tutto il trucco andato via. Non so quanti chilometri a piedi abbiamo fatto oggi io e il mio ragazzo. Niente, adesso sto a casa, devo fare i capelli a mia mamma perché devo uscire con papà stasera e degli amici e io rimango a casa con mia sorella. Stasera mi riposo e domani mattina giuro che dormo come se non ci fosse un domani. E adesso faccio i capelli a mamma e poi faccio vedere il risultato. Ecco qua i capelli che avevo detto che ho fatto alla mia mamma. Guardate che belli. Girati un po' più così. Sono un sacco soddisfatta. Poi mia mamma ha un colore di capelli fighissimo. Oggi si è appena rifatta la tinta. Bello. E mamma utilizza, visto che ve ne avevo parlato in quel video lì sulla mia tinta, utilizza la tinta, la mia stessa 02 però. E io invece uso la 01. Bella la mia mamma. Brava sorella che sono, sto preparando da mangiare alla mia sorellina. Adesso condiamo le carote e decidiamo che cos'altro fare da mangiare a questa povera affamata, giusto tesoro? Non ve la faccio vedere perché è un po' in déshabillé. Ragazzi, io adesso direi di finire il vlog, scusate la mano, perché sono stanca morta, ora non farò più niente di interessante. Ma prima volevo salutare delle ragazze che me l'avevano chiesto perché le avevo salutate in un video che non ero riuscita a caricare, mi sa che ve ne avevo parlato prima. C'ho la memoria di un pinguino morto. Scusate il buio divino. Adesso mi metto un attimo in salone, mi siedo sulla mia sediolina da nonnetta, così posso leggere tutti i nomi con calma. Saluto. No, Elia Carlucci, Arianna Tomborini, Annalisa Merenda, Elettra Sgarbossa, Silvana Sartori, Cristina Dragonescu, Roxy Geana, Fruistommo, Chiara Finizio, Alessia Zitos, che è una ragazza, mamma mia quanto è bella, e Alessia Zitos è il nome di Instagram, perché mi ha chiesto di essere salutata da Instagram. E niente ragazzi, poi volevo ringraziare anche, ci sono un sacco di ragazze di cui mi ricordo anche benissimo nomi e cognomi che mi seguono sempre e sono davvero felicissima. Cioè io quando leggo sempre gli stessi nomi di ragazze che mi seguono davvero con tanto affetto, sono di una felicità che nemmeno vi immaginate. Ad esempio, infatti, me l'ero scritta anche qui, tipo ci sono Lucrezia Santarelli, Jessica Amalia, Alessia Bocci, che è la ragazza con cui dovevo fare quel video in collaborazione, ce ne sono tantissime, scusate se adesso ne ho dette le prime 3 che mi sono venute in mente, ma vi voglio un bene allucinante, ragazze, veramente. Cioè, poi una di voi ha aperto una pagina fan su Instagram. E mamma mia, quanto è carina quella ragazza! Sul mio profilo di Instagram vi ho lasciato il
il link a quella pagina, magari ve lo scrivo anche qui sotto, cioè andategli a dare un'occhiata perché veramente è troppo troppo carina. E niente, io non so come ringraziarvi, vi giuro, quando fate queste cose sono troppo contenta perché mi supportate, che è una meraviglia davvero. E adesso con questa faccia sfatta sono veramente struccata in viso e il trucco occhi se n'è andato a quel paese bello, anche il mio amico Jimmy qui sul naso. Mando un grosso bacio e buonanotte, ragazzi.